Poi sul piano fisico che abbiamo lavorato molto con doppie sedute perché era giusto caricare, abbiamo adesso 2 giorni pieni di pausa per staccare più mentalmente insomma che fisicamente, poi ci aspetta un rush finale molto importante. Poi dal punto di vista tecnico abbiamo come dire, registrato qualche piccola modifica che poi dobbiamo chiaramente verificare in seno alle partite che ci aspettano, e poi il terzo percorso che è stato come dire, parallelo a questi due è quello che ha visto una ripresa dell'attività da parte di Marcello Cozzoli che è sempre più vicino al rientro. Non sappiamo se con la stella azzurra potremo averla a disposizione, però sappiamo che da qui al recupero in settimana sarà in mezzo al campo con la palla. Parlando più in generale del girone e quindi del campionato, la pausa per la Coppa Italia è sempre un crocevia, inizia proprio la fase finale come hai detto tu della stagione. Come vedi ovviamente la tua squadra, come vedi in generale il quadro delle 8 nei playoff? Beh, intanto si fermano tutte tranne Roma, quindi questo come dire questa è una sosta, è un'interruzione di percorso che riguarda un po' tutte, quindi difficilmente ci sarà quella che si avvantaggerà da questa sosta, forse proprio Roma che non perde il ritmo del gioco. Per il resto bisogna vedere un po' quelli che sono gli scontri di questo finale di stagione, ciascuno è alle prese con le proprie difficoltà, con i propri problemi, con il proprio calendario. Noi adesso guardiamo da un po' di tempo a questa parte solo in casa nostra e non vogliamo guardare oltre l'incontro con la Stella Azzurra. Sappiamo che il campionato deve ancora dire un po' i suoi verdetti e che sono aperte tutte e 5 le posizioni, poi c'è un piccolo divario tra le prime 5 e le altre. È chiaro che in questa ottica, considerato praticamente scontato il primo posto di Roma, possiamo ancora dire tutti la nostra, quindi ogni partita può essere utile per vedere la classifica cambiare evidentemente in forma positiva.